vi abbiamo incrementato, buongiorno, grazie per essere intervenuti. Vi abbiamo chiamato perché viviamo in questa città e viviamo la città, soprattutto parliamo con chi ci abita e con chi la vive come noi. E semplicemente ci piacerebbe, almeno dopo un anno e mezzo circa, che l'amministrazione illustrasse quello che sta facendo senza nascondersi dietro quelli che c'erano prima, e si afferma che è trasparente. Essere trasparente per una pubblica amministrazione è normale, perché anche se volessi non essere trasparente sarebbe impossibile in una città piccola come la nostra, per cui tutto questo, no, tutto quello che viene fatto è trasparente. Ma loro lo dicono continuamente sottintendendo, o meglio affermando, che chi c'era prima, questo l'hanno detto chiaramente, ha detto il sindaco, nascondeva la polvere sotto i tappeti, o accusando chi c'era prima di sottovalutare le problematiche per salvaguardare l'immagine turistica della città. Beh, è bene che l'amministrazione riempia di contenuti queste affermazioni pesanti. Della polvere sotto i tappeti aveva parlato già nel 2014 anche l'ex sindaco Montani, che ha impiegato 11 mesi e impegnato una unità di polizia municipale, ne servirebbe il doppio per quello che c'è da fare, per cui impegnarli per queste cose, per cercare improbabili e impossibili tracce di polvere sotto i tappeti, ed è caduta prima di usare lo Swiffer, perché quella polvere non l'ha trovata. Ma cambiano le amministrazioni, ma non gli attori, o almeno quelli che comandano davvero in questo comune, ed allora via con le bugie. Ma adesso basta, è ormai trascorso un anno e mezzo della nuova amministrazione, direi finito l'apprendistato e finito il rodaggio. Fino a pochi giorni fa diversi concittadini ci hanno ancora riferito di aver chiesto appuntamento in modo particolare con il sindaco, ma non solo con il sindaco, e di aver atteso anche mesi prima di ottenerli. Quando hanno prospettato i loro problemi, la risposta è stata: non posso prometterti niente, ne devo parlare in giunta, sai, non ci hanno lasciato i soldi, la struttura interna è un macello. Senti uno, senti due, senti tre, abbiamo deciso di mettere nero su bianco dati incontrovertibili come numeri da loro stessi dichiarati, lasciando a chi legge il commento. Per questo adesso Angelica illustrerà dati che sono fissati nei bilanci e nelle delibere che il Consiglio Comunale ha adottato. Allora, avevamo preparato delle slide, insomma, molto, molto veloci, molto facilmente comprensibili, illustrano quali sono stati gli avanzi di amministrazione e quindi le cifre a disposizione dal momento dell'insediamento della Giunta Michelini fino poi allo svolgimento della loro attività, quindi fino all'approvazione del loro bilancio, fino all'approvazione del consuntivo 2021, per cui sono tutti dati che in qualche modo, ma proprio matematicamente, quindi numeri alla mano, disconoscono quello che l'odierna amministrazione tenta di far passare come messaggio ai cittadini quando li ricevono, anche non come singolo cittadino, anche in forma associata, anche quando vanno a chiedere qualche contributo o qualche soluzione anche associazioni del territorio. Bene, a queste associazioni gli viene spesso detto che non possono essere accontentate le loro esigenze, le loro necessità, perché chi ha preceduto questa giunta o comunque questa giunta si trova a dover dipanare
una serie di casini, di disastri lasciati da chi li ha preceduti, non meno importanza il fatto che siano rimasti lasciati senza una lira. Questo non è assolutamente vero e dati alla mano ve lo dimostriamo. Noi, quando si è insediata la giunta Michelini, quindi parliamo di ottobre 2021, avevano a disposizione una parte dell'avanzo di amministrazione del 2020. Quindi c'era stato l'avanzo di amministrazione libero, parliamo di avanzo libero, che è quello che può essere utilizzato in delle spese correnti, diciamo una tantum, quindi che si verificano non spesso, che sono spese che si possono, che l'amministrazione può affrontare con quell'avanzo libero. Bene, l'avanzo del 2020 era di più di 800.000 euro, ancora era in essere l'amministrazione Mozzicafreddo, che ne ha utilizzati, destinati 450.000, quindi all'insediamento della giunta Michelini questi avevano a disposizione più di 400.000 euro. Hanno fatto delle destinazioni, degli impegni di spesa di questi 400.000 euro, lasciando in economia, quindi non impegnando da novembre fino a dicembre 260.000 euro circa, quindi questi, pur avendoli, questi soldi non sono stati impegnati e sono andati in economia. Cronologicamente, dopo ottobre 2021 arriviamo a maggio 2022, quando la giunta Michelini approva il primo bilancio previsionale suo, che è 2022-2024. Quindi a quel punto la giunta Michelini si trova a poter disporre di risorse che hanno loro, che l'assessore al bilancio della giunta Michelini ha sottoscritto e approvato insieme a tutta la maggioranza, insieme al Consiglio Comunale, un bilancio di 25.268.000 euro e passa di entrate. Sappiamo che il bilancio di un comune è pari entrate e pari uscite, quindi questi 25.268.000 rotti euro andavano a finanziare tutta una serie di servizi previsti per l'anno 2022 e di opere. Quindi parliamo, abbiamo detto che avevano a disposizione 419.000 euro, a questi andiamo a sommare i 25.268 del bilancio che loro hanno approvato. Dopo maggio 2022 la giunta Michelini approva il consuntivo 2021, consuntivo 2021 che era per 9 mesi della precedente amministrazione, quasi 10. Per il restante parte della giunta Michelini, ovviamente una parte si capisce bene abbastanza irrisoria, no? Soprattutto a inizio insediamento. Quando approvano questo consuntivo, approvano significa che hanno letto gli atti, significa che li hanno portati in consiglio comunale, significa che un assessore al bilancio li ha avvalorati, va bene? Quindi non possono dire che non è vero perché loro stessi li hanno sottoscritti e li hanno portati in consiglio comunale. Questo avanzo certificato della gestione del 2021 è di 1.600.000 euro. Di questo 1.600.000 euro la giunta Michelini ne impegna 1.570.000 circa. Quindi ancora bugie su bugie, perché se è stato certificato non è bastato quello, è stato anche impegnato, come si fa a dire che sono partiti senza un substrato economico utile a realizzare le cose? Come fanno a dire che non gli è stato lasciato nulla? Cioè, questi sono numeri che non è che ci inventiamo stamattina, sono certificati dagli atti. Quindi se ripercorriamo la storia, diciamo così, economica, ecco, amministrativa della giunta Michelini sotto il profilo del bilancio loro, e lasciando indietro, guarda, proprio vogliamo anche essere più, come dire, con più precauzione, quindi lasciamo indietro anche l'avanzo del 2021, se proprio l'avanzo del 2020, se proprio non ce lo vogliamo mettere. Loro in piena operatività si sono trovati un avanzo di 1.600.000 euro lasciato per buona parte dalla precedente amministrazione. A questi devono aggiungere 25.270.000 euro
di bilancio fresco, di risorse del loro biennio approvate dal loro biennio, più non ci scordiamo gli svariati euro che sono pervenuti nel frattempo dai vari bandi che ovviamente erano, che alcuni erano stati avviati precedentemente e loro hanno ottenuto, diciamo così, la parte più, no, hanno vinto facile in questo senso, perché sono andati a raccogliere quello che qualcun altro aveva seminato. A questi aggiungiamo pure questo PNRR che comunque anche altre amministrazioni non hanno avuto. Di questo non abbiamo una contezza specifica, ma sappiamo bene quanto sono, diciamo così, pubblicizzati da questa amministrazione i bandi, le risorse che sono riusciti a ottenere, quindi va da sé che queste risorse ce le hanno. È vero che sono risorse che devono essere impiegate per determinati progetti e non possono essere spostati da una parte a un'altra, ma è altrettanto vero che vanno a liberare risorse utili da altri PEG, no? Quindi da altri capitoli. Cioè, se prendiamo il bando per risanare Piazza Cromberg, per dire, è ovvio che a livello di lavori pubblici si potranno utilizzare questi soldi che sono pervenuti con il bando e ce ne se ne troveranno, quindi a maggior ragione, per asfaltare le strade. Scusa, mi inserisco, tra i bandi non va dimenticato quelli dei regionali, bandi regionali per la Tessera Costa o peraltro, che ovviamente sono riusciti a raccogliere grazie all'impegno di chi sta in regione, di chi ha lavorato prima, della senatrice Elena Leonardi, che comunque ha svolto come azione di supporto e di sollecito presso la regione stessa, tra gli altri bandi. Quindi voglio dire, la regione è una di quelle che più ha, almeno con le cifre, perché poi è chiaro che gli 8 milioni del caporalato fa diventare minimali tutte le cifre inferiori a quelle, però sono cifre sicuramente più vicine al territorio. Scusa. No, allora, fondamentalmente arriviamo a conclusione, c'è solo una cosa che in onestà intellettuale va detta: il rincaro rispetto ai costi dell'energia, quindi alle utenze, per cui è vero che un comune oggi si trova ad affrontare delle spese di costi fissi più elevate rispetto agli anni precedenti. Parimenti però sono arrivati ristori, il governo centrale ha comunque previsto una serie di ristori per queste situazioni e siamo andati in consiglio comunale a registrarne le entrate. Addirittura alcune di queste sono state possibili, sono state affrontate con il fondone Covid, quindi ci sono state anche lì, si è potuto utilizzare una parte di quel fondone che, così, giusto per gli onori della cronaca, la giunta precedente non si era del tutto spesa, quindi anche qui, voglio dire, una corretta gestione di quelle risorse ho già fatto in modo che Porto Recanati potesse avere dei denari da improntare in questi maggiori costi. E non dimentichiamo funzioni come il T-RED, cioè il T-RED installato di nuova pacca, diciamo così, sulla statale SS16 all'altezza dei Viale dei Pini, è ovvio che, come fu per la ZTL, sono nuove entrate. Mira sicuramente alla sicurezza stradale. Come sempre accade con queste azioni, ci sono i pro e i contro, ma sicuramente c'è un aumento di entrate, questo è indiscutibile. Aumento di entrate che andrà a confluire in quello che sarà l'avanzo a consuntivo, il prossimo consuntivo che andremo ad approvare, perché sono entrate extra che non sono state previste al momento del previsionale. Perché oggi si tende a dire come amministrazione che non hanno risorse? Per due motivi: A, perché è una sonora bugia e non si sanno dare risposte diverse; B, perché non è stato approvato il bilancio. Il bilancio previsionale non è stato ancora approvato. Se fanno l'ennesimo paragone con chi li ha preceduti, è vero, sono nei tempi di chi li ha preceduti, anche noi lo abbiamo approvato, se non erro, verso marzo, come tante altre amministrazioni che ci hanno preceduto,
però questi erano quelli del cambiamento, quindi se sono quelli del cambiamento operassero il cambiamento, per cui facessero in modo che un bilancio approvato al 31 di dicembre o a metà gennaio oggi li farebbe trovare in condizioni economiche sicuramente, a detta loro, sicuramente migliori. Cioè delle due l'una, o ce l'hanno questi soldi o se non ce l'hanno approvino il bilancio previsionale e li mettano in pista, quindi probabilmente, insomma, se ancora non lo hanno approvato è perché sono potuti andare avanti con le risorse che avevano. E perché quando i cittadini dicono questo non lo possiamo fare perché non c'è soldi, qui non possiamo agire perché dobbiamo ancora risolvere i problemi che ci hanno lasciato, sono delle sonore bugie. Noi contiamo stamattina con questi dati che sono disponibili, ma ci mettiamo a disposizione, contiamo di dare uno strumento a questi cittadini per poter dire all'assessore di riferimento, al sindaco o al consigliere: se mi vuoi dire no, dimmi di no, ma non mi dire no perché non hai i soldi o perché quelli precedenti a te ti hanno lasciato un caos, perché semplicemente non è vero. Cioè, dammi un altro motivo per cui dirmi di no, alla fine potrei pure accettarlo, ma non dite le bugie, ecco, perché queste poi dopo ci arrivano, che se ci arrivano una volta, due volte, tre volte, alla quarta volta con il nostro gruppo consigliare e quindi con tutti i partiti di coalizione, perché non arrivano solo noi, sono arrivati a Fratelli d'Italia, sono arrivati alla Lega, sono arrivati anche all'UDC o per il nostro mezzo, ci si mette intorno a un tavolo e si capisce che le lamentele sono più di una e quindi magari che è il momento di spiegare qualche cosa. Ecco, questa è la situazione finanziaria che noi abbiamo lasciato e che l'amministrazione Michelini si trova a dover gestire, però è a utilizzare. Però per fare le scelte bisogna sapere dove devi andare, bisogna sapere quali sono le scelte. E le scelte che un'amministrazione si trova a dover fare, le deve fare sulla base dell'ascolto dei cittadini, delle esigenze dei cittadini. Oggi loro hanno tante possibilità in più e non è soltanto il discorso di avere dei soldi in più, hanno i fondi del PNR, la regione che è maggiormente sensibile magari rispetto al passato a questo territorio e quindi lo conosce meglio, ma hanno soprattutto delle normative che in qualche modo li facilitano. Noi abbiamo combattuto con la impossibilità di assumere personale perché prima c'è stata una norma che ogni quattro dipendenti in quiescenza se ne poteva assumere uno ed era sempre complicatissimo perché se andava in pensione un operaio, un impiegato, un vigile urbano, un amministrativo, è evidente che dovevi scegliere una delle quattro funzioni e non potevi. Poi questa norma si è ridotta a tre, ogni tre uno. Poi c'è stato il blocco del Covid che ha bloccato completamente per un paio d'anni i concorsi. Oggi loro non hanno più di questo, queste problematiche, possono assumere, perché un comune dà servizi e i servizi si danno con le persone. E dopodiché la differenza la fa il fatto che loro comunque stanno ancora dalle loro dichiarazioni, da quello che dicono, da quello che attuano, stanno ancora effettuando indagini su di chi è la colpa, indagini su di chi è che rema contro, chi è che rema a favore, eccetera, nel tentativo di trovare colpevoli, perché il loro obiettivo è quello. Ma se perdono tempo in questo, ovviamente non fanno quello che sono chiamati a fare da parte di chi li ha votati. Il fatto di far rotolare teste, chiaramente non so quale finalità positiva possa portare, e comunque questa non è la strada, non è il metodo per governare e per fare il bene, non tanto per governare, ma per fare il bene di Porto del Canale. Noi non abbiamo e non vogliamo avere pregiudizi, ma nulla ci impedirà di osservare
controllare, chiedere, denunciare alla pubblica opinione. Saremo massimamente attenti alla gestione del bando sul caporalato, perché qualcosa, direi molto, non ci torna. Noi non abbiamo il fenomeno del caporalato e se lo si vuole creare ad arte, non si sa dove, quando e come, noi vorremmo vedere a chi saranno destinate quelle abitazioni che dovrebbero essere, che sono incluse e previste dal bando stesso. Se intenderanno realizzare le case per qualcuno, ecco, noi vogliamo vederci chiaro. Noi non ci nascondiamo che alcuni possano essere sottoposti a qualche irregolarità contrattuale, non ne siamo a conoscenza, ma potrebbe esserci, ma non nel settore dell'agricoltura, in tutti i settori ci possono essere situazioni di questo genere. Ma sappiamo anche che ci sono enti e autorità, Guardia di Finanza, Ispettorato del Lavoro, INAI e quant'altro, che possono e hanno lo specifico compito di controllare e di sanzionare l'irregolarità. Noi temiamo il danno per una città che vive di turismo, e lo vive di turismo non fatto solo di carbonella sui marciapiedi o di tradizione. Noi sappiamo che la tradizione deve coniugarsi con le esigenze di un turismo moderno che cambia continuamente, al quale bisogna star dietro. Non solo con Sant'Andrea della Mugella, come ha affermato il sindaco Alavite, dove sicuramente non ha approfittato di un palcoscenico specifico e unico per la promozione della nostra economia turistica. Ed essere identificato come una realtà che registra il caporalato, il fenomeno del caporalato, non risponde alla realtà del nostro territorio, questa è la prima cosa, e siamo certi che la danneggerà. Ma torneremo altre volte, vi disturberemo altre volte in modo più specifico su questo argomento. D'altro canto, se il sindaco in consiglio, non in salotto, in risposta alla nostra interrogazione, afferma che l'Uterhaus ha 1600 unità abitative e non si accorge dell'errore neanche leggendo quello che magari qualcun altro sbagliando ha scritto, è facile capire che ha ancora molto da conoscere di quel fenomeno. Si occupi prima di sapere, prima di impegnarsi a far emergere un improbabile sommerso che per essere significativo ha bisogno di tutta la vallata del Potenza. Infine, sappiamo perfettamente che gestire una città come Porto Recanati non è facile e non ci si improvvisa. E peggio ancora se t'affidi completamente a chi ha fatto dell'astio e della vendetta su alcuni, molti, il suo obiettivo di vita. Non si amministra così una città. Così come non si chiede il rimborso per 16 euro di un pasto frugale fatto a Roma in occasione di una trasferta di servizio. Si può chiedere il rimborso? Sì, certo che si può chiedere. Certo che si può chiedere, è lecito, ma è dignitoso farlo per un sindaco, per una cifra simile, un sindaco che tra l'altro si è aumentato l'indennità, per una cifra che avrebbe speso mangiando nel bar sotto casa sua? Beh, decisamente no, non è dignitoso, è semplicemente vergognoso. Come è vergognoso non aver fatto neanche un manifesto per la morte di un dipendente deceduto all'età di 54 anni dopo aver lasciato il servizio appena 4 mesi fa, per essere dovuto andare in pensione per malattia. Il dipendente aveva lavorato per il comune per ben 26 dei suoi 54 anni. Un manifesto e due parole di riconoscimento lo meritava da parte del sindaco della sua città, che invece ha ritenuto di doverlo ricordare solo perché hanno giocato insieme a calcio. Ecco, queste sono, alcune sono semplici osservazioni che vengono in evidenza nel momento in cui noi leggiamo e leggiamo tutte le determine, tutte le delibere, lo facciamo con accuratezza, lo facciamo anche per sapere, proprio perché un'amministrazione parla per atti, la trasparenza la vedi nel momento in cui pubblicano quegli atti. Al di là delle parole,
Ed è per questo che facciamo anche degli accessi agli atti, ne faremo altri proprio nei prossimi giorni. È per questo che chiediamo. Ma quello che più ci preoccupa è la mancanza di... Se uno si ritrova un avanzo di amministrazione del 2021 di 1.600.000 euro, a me amministratore la prima idea che mi viene in mente è quella di farci un'opera importante, non da spezzettarla, perché eviti mutui, perché eviti una serie di cose. E le opere importanti che sono ancora da completare, sicuramente da completare, sono tante, anche da completare. Ma non ci dimentichiamo, tra l'altro, gli impegni che devono assolvere anche per la cura del NERD. La sovrintendenza, quando loro hanno chiesto il permesso per spegnere le luci, che gliel'ha dato temporaneamente la stessa regione, ma poi la sovrintendenza, ha dato l'obbligo, in quella circostanza ma anche in un'altra, cioè, l'obbligo di curare il capannone NERD. Ma perché è un obbligo di legge, su tutti i beni tutelati. Allora, se non lo fai quando c'hai dei soldi di avanzo d'amministrazione disponibili e liberi, quando lo fai? Con quali risorse lo fai? Non abbiamo visto un impegno di spese in questo senso, come non abbiamo visto un impegno sulle strade. Ogni anno noi mettevamo in bilancio dai 200 ai 300 mila euro, qualche volta 200 più 300 o 200 più 150, eccetera, per poter mettere a posto le strade, perché le strade si rovinano. Le strade si rovinano e lo devi a giro, perché se farle tutte insieme sarebbe impossibile, sia da un punto di vista funzionale che da un punto di vista economico. Sarebbe un dramma. Allora, quello che noi chiediamo è una maggiore aderenza alle esigenze nell'azione pubblica, una maggiore aderenza alle esigenze della città. E vogliamo che venga detta la verità, non la verità che fa comodo, perché poi, come tutte le bugie, hanno le gambe corte. E noi, a noi piacerebbe fare delle proposte, non ci piace puntualizzare o criticare quello che avviene, e passeremmo sopra anche a molto altro, ma purtroppo non abbiamo nessuna, non c'è nessun tipo di raffronto, di confronto con chi amministra, sulla base, mai una volta una riunione in cui ci si dica: ragazzi, quali sono le esigenze della città che ritenete, non quali sono, speriamo che le sappiano, no? Però che ritenete più urgenti? È un confronto, resta sempre l'amministrazione la possibilità di fare le sue scelte. Ecco, a noi ci piacerebbe fare questa azione propositiva. In altri casi comunque non possiamo più accettare che vengano dette bugie che non fanno onore né a una storia che abbiamo avuto, né soprattutto alla realtà dei fatti. Concludiamo così. Ah, ecco, Angelica, poi su molti argomenti possiamo tornare e torneremo. Sì, ci torneremo anche analizzandoli in qualche modo punto per punto, perché quello che ci piace sottolineare è che anche la conferenza stampa di oggi è stata comunque condivisa con i vari simboli che sono all'interno del nostro gruppo consigliare. Non è un'idea così, diciamo, sparuta dei due membri di consiglio comunale, e nasce proprio dall'esigenza di in qualche modo di ascolto che ci deve essere, un'esigenza di ascolto di più soggetti che sono nel territorio, che vivono nel territorio in varie forme, dal libero professionista al cittadino normale, che magari si rivolgono a noi o a chi sta con noi nel nostro gruppo e lamentano determinate situazioni, quindi dei ritardi, delle pratiche assolutamente ferme, dei cavilli che non vengono mai sanati, delle esigenze che sono state paventate già nella campagna elettorale e che erano state promesse come soluzioni. Magari a differenza di altri candidati che avevano detto che si erano presi un po' di tempo, che avevano detto vedremo cosa si può fare. In quel caso invece, nel momento
della presentazione del progetto elettorale di Civico Progetto Comune, tutto era estremamente facile. Era facile parlare di Pedibus. Oggi al mattino via Dante Alighieri è, non lo so, è peggio di Corso Cairoli di Macerata. Era molto facile parlare di tutela del decoro urbano e del verde. Andate a vedere cosa, ma solo cosa è cambiato, cioè nulla. Quindi voglio dire, non è, era una promessa così da marinaio, nel senso che alla fine si è andato avanti con l'ordinaria amministrazione. No, quindi ma con una volontà, quello, scusami. No, no, niente. Quello che è stato promesso come faremo del nostro principale obiettivo il decoro urbano. Significava nell'immaginario di un cittadino trovarsi tutto ben curato, tutti i fiori dal 1° gennaio al 31 dicembre, cioè cosa immaginava quel cittadino quando gli veniva detto una cosa di questo genere? Ecco, oggi quel cittadino quello che immaginava a distanza di quant'è, 2 anni, ecco, non lo ha. Una, ripeto, una maggiore tutela, una città green, ecco, la città green. Quando Porto Recanati è diventata green? Cioè è più green del 2019 oggi? Perché non mi risulta. Raccolta differenziata, non mi sembra che abbiamo fatto dei balzi, no? Ecco, forse in giù, è più che in su. Eppure, insomma, in un certo momento, a neanche qualche mese di insediamento della Giunta Michelini, avevamo sbandierato l'attestato di bravissimi a riciclare l'alluminio. Cioè... voglio dire, sì, per l'amor di Dio, diciamo che ci piace vincere facile, perché ad oggi la percentuale è quella che è. Destagionalizziamo il turismo e con la Gran Fondo Nibali, che voglio dire, adesso in onestà intellettuale non è proprio una loro creatura. Però abbiamo messo la stramaratona, benissimo, ma poi magari portiamola alla VIT di Milano la stramaratona, perché se ce la cuciamo e cuciniamo e ce la raccontiamo dentro casa nostra, non supera determinati vincoli. Abbiamo fatto terre d'oltre con Recanati e Loreto, lo abbiamo anche criticato, però alla fine della fiera potrebbe essere stato l'ennesimo tentativo di unirci, no, in un distretto turistico. Quale migliore occasione di presentarla alla VIT di Milano? Noi alla VIT di Milano andiamo l'ultima giornata utile con il brodetto, beh, una grande novità, insomma, voglio dire, no? Cioè, penso che non c'era un altro... Allora, alle fiere, per antonomasia, ci si va con un nuovo progetto. Cioè, anche una fiera di tipo aziendale, diciamo così, un'azienda si presenta in fiera perché ha un nuovo prodotto da presentare. Noi che prodotto nuovo abbiamo presentato? Questa è la domanda, il brodetto? Il brodetto va sicuramente esaltato, sicuramente promosso, sicuramente trovata una capacità promozionale variegata, sicuramente, ma non è un progetto innovativo, non è una nuova cosa. Poteva essere, non lo so, continuato il solco su Mia Martini, ma ovviamente essendo creatura di chi li ha preceduti può essere tranquillamente accantonata. Guardate, ci bastava, e per senso patriottico mi dispiace pure ammetterlo, ci bastava metterci in coda del comune di Recanati. Ottima l'idea, voglio dire, dell'assessore socio di presentare le sneakers con le immagini più belle della città. Ecco, ci bastava solo, magari anche solo metterci in scia. E vi dico che lo dico con grande, come dire, con grande sofferenza questa cosa, però bastava quello. Potevamo, in ultima analisi, presentare quel famoso centro di formazione professionale per operatori turistici che doveva sorgere su Piazza Brancondi all'interno dei locali destinati allo yacht e a qualche sala, locali che l'assessore Casali so due stagioni che ce lo premette, ma qua ancora non c'è nulla. Ebbe a dire in un consiglio comunale che io come assessore al turismo non avevo portato avanti la possibilità di aprire quell'ufficio. I fatti smentiscono ampiamente la questione. Con Riviera del Conero, cioè i rapporti non sono definibili, ecco, non sono definibili. Quello invece, quell'accordo avrebbe portato ad avere a Porto Recanati
per Porto Recanati una visione importante in un distretto turistico che è quello riconosciuto per eccellenza. Il turismo, non finirò mai di dirlo, non si cerca Porto Recanati, si cerca Riviera del Conero e poi si arriva a Porto Recanati, non si cerca Brodetto di Porto Recanati, si cerca Riviera del Conero, si arriva a Porto Recanati e si valuta quello che Porto Recanati può offrire, non è il contrario. E se si parte da una promozione che parte dal contrario, è sbagliato. Speriamo di avere il sito nuovo, perché quello lo abbiamo anche approvato in consiglio con la destinazione dell'avanzo. Quella è una cosa buona. Ora speriamo che venga fatto con dei... La ditta incaricata è sicuramente una ditta di grande professionalità, quindi speriamo che venga fatto in scienza e coscienza e che ci porti, come dire, una maggiore visibilità. Perché oggi Porto Recanati, dalle cronache, cartacee, online, eccetera, scusate, ma è completamente scomparso. Cioè, il lunedì non c'è un articolo che dica boom di presenze domenicali a Porto Recanati, non c'è. Non c'è un articolo che dica ottima l'iniziativa lì, non c'è. L'ultimo sul carnevale era tre quarti di pagina Recanati, mo stamattina faccio più pubblicità a Recanati che non a Porto Recanati, un trafiletto finale su Porto Recanati. Questa è la proporzione con la quale un comune che fa più di 600.000 presenze in stagione, a stagione, noi siamo in questa situazione. Attività del turismo, che è l'attività economica preponderante e che non è vero, come dice l'assessore Casali, che accontenta solo qualcuno. Non è vero, perché il turismo crea indotto, perché il turismo crea lavoro per i giovani che possono rimanere a lavorare l'estate a Porto Recanati, perché crea valore a quell'immobile di proprietà di un cittadino di Porto Recanati che se lo può rivendere e il valore di mercato non gli è mutato proprio perché sta a Porto Recanati. Quindi va bene la tradizione, ma non torniamo indietro, perché non ci facciamo nulla, perché il mondo va molto più veloce e non ci aspettano che noi gli elenchiamo quanti ce n'erano sulla barca e quanti ne prendeva il pescatore e quanti pesci, ecco, non è questo. È la nostra storia, è sicuramente da salvaguardare, ma non è assolutamente quello che serve a una città che vive di turismo, perché una volta Porto Recanati non viveva di turismo e allora la tradizione la faceva da... Oggi il difficile, come sempre in questo settore, è quello di coniugare l'innovazione con la tradizione, il nuovo con la tradizione. In sintesi, e chiudiamo, direi che chiudiamo perché non volevamo entrare nello specifico, poi ci facciamo prendere la mano, però nello specifico di vari settori, sui quali intendiamo comunque tornare singolarmente. Di fatto la nuova amministrazione non ha fatto un cambiamento, ha cercato di demolire quello che c'era. Allora, siccome ormai speriamo che la demolizione sia finita, vediamo che la ricostruzione, speriamo che la ricostruzione sia meglio di quello che è stato demolito. Ad oggi non ci sono le premesse, per noi non ne vediamo assolutamente le premesse. Demolire anziché partire da quello che c'è per andare avanti, qui si vuole assolutamente in tutti i settori demolire, e questo non, per noi è inaccettabile. Noi vi ringraziamo della presenza e ringraziamo anche Fratelli d'Italia per la sede, per l'ospitalità. Ringraziamo Fratelli d'Italia, Lega e UDC per i contributi che ci hanno dato e Forza Italia per i contributi che ci hanno dato fatto una riunione nella stesura di quello che abbiamo oggi dichiarato e comunichiamo che il nostro rapporto con tutte le forze che ci hanno rappresentato continua nella massima collaborazione, nello spirito della massima collaborazione.